Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi video pazzesco su due novità skincare. Sto parlando, innanzitutto, premessa, voi sapete quanto io adoro Eteria Cosmesi. Ho fatto una malattia per questa azienda perché secondo me fanno delle formulazioni spettacolari e non mi aspettavo niente di meno dalla nuova uscita, che è composta da due prodotti e crea una nuova linea nella gamma Eteria Cosmesi che si chiama linea Lux. Lux è per indicare una fusione tra luxury e luce. Luce perché? Perché è l'obiettivo che si dà questa linea. E allora, bando alle ciance e partiamo subito. Il primo prodotto è il Lux Enzymatic Peel. Come vedete, nuovo packaging bianco e rosa. Il formato è 50 ml, si presenta in un meraviglioso vasetto che vi posso garantire è proprio heavy, è pesante, è proprio ricorda la profumeria di lusso e viene dato con una spatolina per prelevare il prodotto. La texture, beh, se ve lo faccio vedere si rovescia, comunque la texture è gelificata e la sua innovazione che cos'è? È che è un peeling enzimatico trifasico, quindi tramite i suoi attivi chiave, che sono papaina e bromelina, che sono enzimi proteolitici, svolge un'azione esfoliante enzimatica delicata, ma è arricchito con una serie di attivi, infatti vediamo l'inci, abbiamo capril trigliceride, poi abbiamo l'olio di semi di girasole, l'olio di riso, poi abbiamo la vitamina E, frazione insaponificabile dell'olio di soia, poi abbiamo papaina e bromelina ovviamente, abbiamo il burro di karité, abbiamo la vitamina E, e normale e acetata, e questo svolge un'azione non solo delicata, di esfoliazione delicata, quindi si può fare anche 3-4 volte a settimana, ma di maschera nutriente. Perché si chiama trifasico? Perché ha un passaggio di fasi man mano che noi lavoriamo il viso. E infatti, com'è la gestuella applicativa di questo prodotto? Noi ne preleviamo più o meno l'equivalente di una noce. Lo applichiamo sul viso e sentiamo che la texture gelificata si trasforma man mano in olio. Lo lasciamo in posa 2 o 3 minuti per far sì che la pelle assorba tutta la componente lipidica contenuta nel prodotto. Dopodiché ci inumidiamo la punta delle dita, iniziamo a massaggiare e vedremo la terza fase del prodotto perché diventa lattiginoso. E massaggiamo un paio di minuti per attivare l'azione esfoliante e poi lo risciacquiamo. Il risultato è un prodotto che sfoglia talmente delicatamente che lo possono fare tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili, e un effetto luce stupendo. Il secondo prodotto che esce è un prodotto meraviglioso, di ispirazione coreana, e infatti si chiama Lux Light Essence. È propriamente una essence anche come texture, ricorda proprio gli step della routine coreana. E che cos'è? È un pre-siero che non solo tratta la pelle in profondità, ma aumenta la penetrabilità e la ricettività dei principi attivi delle nostre creme di trattamento. Quindi va anche a potenziare la nostra skincare routine. E si presenta in un boccetto, vedete, sempre bianco e rosa, questa volta in plastica, quindi perfetto anche se viaggiamo perché è da 100 ml. E la texture è, come vedete, tra il liquido e il gelificato, quindi non è completamente liquido perché non scorre del tutto e è perfetta per il tapping motion. Quindi noi come lo andiamo ad applicare? Andiamo a creare delle pressioni sul viso con queste manovre un po' basculanti, no? E lo andiamo a tamponare. Si intrapone dopo la detersione e prima dell'applicazione del siero, ovviamente, perché ne potenzia anche i risultati. E il suo claim è effetto radiosità, e vi posso confermare che non solo fa un effetto luce alla pelle pazzesca, ma l'effetto plumping che dà alla pelle è incredibile, incredibile, ma proprio perché? Perché essendo un booster di acido ialuronico ha proprio questo effetto pelle che si rimpolpa dall'interno. Io scriverei nel claim effetto radiosità e, come si può dire, rimpolpamento? Effetto rimpolpante, perché è bellissimo. Vediamo la formulazione. Allora, abbiamo acqua di lavanda e acqua di camomilla, che sono due attivi estremamente lenitivi e illuminanti che noi utilizziamo come base per la formulazione. Poi abbiamo la glicerina e l'acido ialuronico. Questo ci aiuta ovviamente per le riserve idriche, no? Quindi se con questo trattamento abbiamo una quota lipidica importante, con l'essence andiamo proprio a lavorare sulla quota idrica e quindi insieme diventa un trattamento anche molto completo, no? Poi abbiamo la glicerizza gabbra, la liquirizia. Questo lavora non solo sulla luminosità della pelle, ma anche sull'uniformità del colorito della pelle. E poi abbiamo sodio PCA, pantenolo, proteine idrolizzate del grano. Questo lavora anche un po' sull'anti-age, no? Sull'effetto anche un po' tensore.
poi abbiamo inositolo e abbiamo vitamina C e direi da segnalarvi, basta. Una cosa pazzesca di questo prodotto è che i principi attivi sono veicolati con una nuovissima tecnologia di veicolazione che viene definita Hipstick Technology. Questo ci permette di avere un prodotto che ad oggi non c'era, perché sfrutta non soltanto a livello di gestuel ma a livello di principio attivo e di veicolazione del principio attivo una tecnica nuova. Io trovo che siano due uscite pazzesche e sono onorata di averle potute provare in anteprima per parlarvene in data dell'uscita, cioè oggi! Oggi escono questi due nuovi prodotti, saranno acquistabili più o meno da quando io pubblicherò il video, considerate tra le 4 e le 5, quindi in base a quanto ci mettono a caricarli sul sito, però comunque tardo pomeriggio. Io spero che piacciano a voi almeno la metà di quanto sono piaciute a me. Questo, ci tengo a dirlo, non è assolutamente un video sponsorizzato, è semplicemente una cosa che ho fatto di mia iniziativa, perché io sosterrò questa azienda fino alla notte dei tempi. E fatemi sapere appena li proverete cosa ne pensate. Io faccio tantissimi complimenti ad Eteria, continuate a collaborare così, perché siete veramente un'eccellenza del Made in Italy. Un bacione e buono shopping!